suoi 25 anni di lavoro al Ministero della Difesa inglese fra il 1991 e 1994, sembra esserci stato il periodo più intenso della ricerca ufologica. È vero? Proprio durante questo periodo fra il 91 e il 94, è stato raggiunto il top della ricerca in questa materia. Lo conferma? Lo spero. Perché quello fu proprio il periodo di tempo in cui prestavo servizio io. Quindi è una questione di orgoglio. Perché significa che ho fatto un buon lavoro. Spero proprio che quegli anni vengano visti come un picco per la ricerca. Lo spero perché allora significa che io ho fatto le giuste domande. Ma sono sicuro che questo alla fine lo giudicherà solo la storia. Ricorda qualcosa di speciale di quel periodo? Yes, I think, Sì, penso in particolare ad una ondata di avvistamenti dal 1990 al 1993, in marzo, dove per una notte intera ricevemmo dozzine di rapporti, compresi quelli di molti poliziotti, di militari, e quelli direttamente da due aerei militari che sorvolavano lo spazio aereo. Quello che videro fu un immenso aeromobile nero, di forma triangolare, che si muoveva molto lentamente, che sparava dei raggi di luce giù al suolo, ed emettendo un pericoloso suono a bassa frequenza. E questo oggetto, dal muoversi con molta lentezza, fu visto accelerare molto rapidamente e sparire all'orizzonte. E il testimone era un militare, che mi fece un ottimo rapporto dell'accaduto, molto dettagliato. He was giving me a very good report of this. Secondo lei, la coesistenza di nostre astronavi con quelle aliene possono rappresentare una minaccia alla nostra sicurezza? Yes. There are many cases in the British government. Sì. Ci sono diversi casi negli archivi del governo britannico di rischiate collisioni di ovni con aerei commerciali che si misero sulle loro rotte, alcuni andando molto, molto vicino al disastro. Non credo che abbiano intenzioni ostili, ma naturalmente in uno spazio aereo affollato ciò potrebbe provocare incidenti. E se i piloti ignorassero la presenza di ovni o se i governi archiviassero il problema della loro presenza dicendo, no, non esistono, non che problema. Allora ciò potrebbe rappresentare un punto di vista molto borioso e pericoloso, perché invece i piloti vedono veramente questi oggetti, e se li trovano sulle loro tratte. Così, qualsiasi sia il tuo credo, sì, esiste un problema di sicurezza aerea, che fa parte di una considerazione molto più ampia sugli ovni. The wider consideration of, ovnis. Perché è difficile programmare la sicurezza dello spazio aereo? Yes, it is. Esistono delle aeronavi molto all'avanguardia sulla Terra che possiamo definire come UFO terrestri? There are certainly a wide range of... Sicuramente una vasta gamma di prototipi segreti di aeronavi e droni che volano, e talvolta questi sono riportati come UFO. Forse l'aviazione militare è molto compiaciuta quando ciò accade, perché penso sia meglio che ai russi o ai cinesi arrivi questo. Cioè è meglio che qualcuno parli di UFO piuttosto che dicano che questo è un nuovo drone della NATO. Insomma, potrebbe tornare molto utile. Penso che in ogni momento potranno sempre esserci delle aeronavi segrete in volo. Sia che questo sia di pubblico dominio o che lo venissimo a scoprire dopo una quindicina d'anni. In ogni caso lo verremmo a scoprire. Così come accadde con lo Stealth volato liberamente per molti anni prima che venisse reso pubblico. It had clearly been flying for many years before it was made public. Il Regno Unito è stato uno dei primi stati al mondo a declassificare i suoi files segreti. Perché? Ne ricorda qualcuno in particolare che rappresenti una prova evidente di cui ci può parlare? Well, yes, the British government... Beh, sì, il governo britannico all'epoca aveva quasi terminato un programma di classificazione di files segreti che durava da quasi 8 anni, tanto per dimostrarti quanta informazione è coinvolta.
Ma la ragione per cui il governo britannico rilasciò questi atti è dovuta al fatto che quando l'Inghilterra proclamò The Freedom of Information Act, il Ministero della Difesa ricevette più richieste di informazione sugli UFO che per altri argomenti. Così ha avuto senso rilasciare queste informazioni agli archivi nazionali. Così la gente che vuole leggere i rapporti o che vuole cercare prove della loro esistenza può andare agli archivi nazionali in persona, se vive nel Regno Unito. O se non vive nel Regno Unito e non può viaggiare, può comunque consultarli anche via internet. Questo è un ottimo modo per la gente di trovare un completo database di informazioni, perché spesso puoi trovare in giro documenti falsi o storie distorte. Ma questo ti dà accesso ad un archivio di X-File proprio di un governo, quindi lì puoi trovare delle prove autentiche, esattamente come riportate, è il posto dove l'informazione esiste veramente. Where the information is. Che è reale. Sì, yes. Ma naturalmente bisogna anche dire che abbiamo classificato nei nostri files anche dei casi che noi abbiamo definito inspiegabili. Ma che non necessariamente significa extraterrestri, semplicemente rimangono ancora un mistero. Secondo lei, nella diffusione delle news riguardanti UFO, in positivo o negativo, qual è il ruolo dei media nella narrazione di questi casi? Tradizionalmente credo che gran parte dei media abbiano trattato l'argomento UFO come uno scherzo. Tanto per chiudere un notiziario serio con un'ultima storia leggera che faccia ridere un po'. È un argomento facile da ridicolizzare, ed in effetti parte di ciò che viene riportato è ridicolo, perché ci sono anche cronache veramente bizzarre là fuori. Ma ci sono anche dei resoconti molto validi. Quello che ho notato negli anni recenti è che, sebbene ci sia ancora diversa informazione resa in modo molto superficiale, leggera, trattata ancora in modo scherzoso, sempre più i media di massima diffusione cominciano a prendere queste cronache molto più seriamente, e penso per due ragioni. La prima è che un governo come quello britannico ha reso pubblici i propri X-Files, così tutto ad un tratto la cosa non è più così ridicola perché ci sono migliaia di documenti e tutti autentici, alcuni dei quali altamente classificati, e mi riferisco ad avvistamenti da parte di militari, o individuati sui radar. Quindi per i giornalisti diventa meno facile riderne. L'altra ragione è la sempre crescente popolarità dell'astrobiologia e le continue nuove scoperte che vengono fatte. Credo i media stiano cominciando ad accorgersi che i più seri scienziati mondiali stanno dicendo che è solo una questione di tempo prima di scoprire che esiste vita extraterrestre. Così oggi l'intera materia UFO non è più per la gente un facile bersaglio di irrisione, e naturalmente credo che sia una bella cosa che i media prendano oggi la questione con più seria attenzione. Of course it's a good thing if we can get more serious media attention to it. Secondo lei, siamo pronti per incontrare popoli extraterrestri qui sulla Terra? È a conoscenza di qualche programma in atto per poter entrare in contatto con loro? Ci sono molte diverse variabili che rendono impossibile per me predire cosa succederebbe in un tal caso. Intendo dire, se noi dovessimo affrontare una invasione aliena, come in un film hollywoodiano, naturalmente ci sarebbe panico e succederebbero brutte cose. Ma se noi semplicemente scoprissimo che non siamo soli, allora sì, penso che potremmo essere pronti per l'incontro. Penso che siamo abbastanza maturi per accettare questa nuova realtà. Dopotutto, se guardiamo indietro alla storia, ci sono stati tempi in cui delle scoperte fondamentali hanno cambiato l'intero modo di vedere in prospettiva. Per esempio, quando il Nuovo Mondo fu scoperto e gli esploratori scoprirono che c'erano continenti precedentemente sconosciuti. Quello fu un cambiamento radicale e noi li incorporammo molto velocemente nella nostra conoscenza e cultura. O per esempio quando scoprimmo che la Terra ruotava intorno al Sole e non il contrario. Cosa che procurò un cambiamento radicale nel nostro credo. Eppure li affrontammo, così credo che se un domani annunciassero che è stata scoperta vita extraterrestre un sacco di gente direbbe: bene! Grandioso! Non ci sarebbe panico nelle strade,
perché non spaventi le persone rivelando loro cose in cui già credono, e ci sono molte persone che credono che ciò sia vero. Io credo che sia facilmente incorporabile questa informazione in un nuovo sistema di credenza, un nuovo paradigma. Mr. Pope, la fisica quantistica, la nuova fisica, sarà veramente la chiave di svolta per l'uomo nuovo, per la nuova rinascita? I think an understanding of quantum physics would... Io credo che la comprensione della fisica quantistica sia una cosa molto buona e potrebbe essere utile quando si tratta di comprendere la vera natura del fenomeno OVNI. Ci sono due ragioni per cui lo dico. La prima, perché ci possono essere degli elementi nella tecnologia degli OVNI che utilizzano fisica quantistica in ogni caso. Così se vogliamo capire gli OVNI abbiamo bisogno di capire la fisica quantistica. Ma più in generale penso che abbiamo bisogno di capirla perché una delle più grandi richieste dell'umanità è il bisogno di capire l'universo e come funziona. Ed è molto chiaro che non possiamo avere un'appropriata comprensione dell'universo se non abbiamo anche un'appropriata comprensione della fisica quantistica e dell'interrelazione fra questa e i macrolivelli della fisica teorica. Per questo il santo graal della scienza dovrebbe essere l'unificazione delle teorie di entrambe le discipline, che cerchi di legarle assieme. Ma mi viene da citare la frase: se tu pensi di aver capito tutto della fisica quantistica, hai sbagliato tutto. Chiunque pensi di capirla, non lo fa, perché l'universo non solo ci è ancora estraneo più di quanto possiamo pensare, ma lo è ancora in modo insondabile. Per cui penso ci saranno delle scoperte emozionanti nei prossimi anni. We are going to have some very exciting discoveries, I think, in the next few years.